questa parte, padre. Il ragazzo mostra tutti i segni classici di possessione, padre Amort. La famiglia ha consultato un medico? Molti, anzi moltissimi medici. Quali sono i segni della possessione? Conversa in francese, padre! Ha mai parlato francese prima? Mai, neanche una volta. Possiedono un televisore? Sì, credo di sì. Sì, grazie. Cosa stai disegnando? Un uccello. Sì, brava. Brava bambina. Ho un compito molto importante per te. Conosci il Padre nostro? Sì, padre. Bene. Tu puoi aiutare tuo fratello. Ripeti? Il Padre nostro, in continuazione, non distrarti, implacabile, capito? Sì, padre. Bene. Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome. Portami il maiale. Je suis Satan. Je suis le démon à la bouche obscène. Difficile crederlo. Tu doutes de moi? Se sei Satana, qual è il mio nome? Descrivi l'inferno. Sois tranquille, tu le verras dans très peu de temps. Stai evitando le mie domande. Tu te moques de moi! Rispondimi, Satana. Perché possedere questo ragazzo? Perché non qualcuno di più influente? Je possède... Qui je veux? Potresti possedere Padre Gianni? Un vescovo? N'importe qui! N'importe quoi! Non ti credo, je crois pas un mot. Je ne crois même pas que tu puisses posséder ce porc. Tu pourrais? Tu es si puissant, tu peux posséder ce porc? Oui, je peux! Allez, possède-le, Satan! Prouve-moi que tu es le prince des enfers! Hai fatto! Tu l'hai possédé? Montre-moi ta puissance! Qu'est-ce que tu attends? Lo hai posseduto! Satana! Lo hai posseduto! Satana! Calma. Dio ti benedica. Dors à présent, mon fils. Le démon t'a quitté.